Salve care amiche ed amici, eccomi di nuovo tra tutte e tutti voi, qui il vostro Saint-Enchan, che non si è scordato di tutte e tutti voi che lo seguite, ma che non ha avuto tempo di fare altri video o gli è mancata ispirazione. Infatti sono più di 14 giorni che purtroppo manco dal canale, ma adesso eccomi di nuovo tra tutte e tutti voi. Innanzitutto ho voluto cambiare il formato del video, sono ritornato nella mia biblioteca, da dove non ho fatto più video da qualche anno, perché sempre utilizzavo il cellulare. Invece adesso ho appoggiato sullo scrittorio la filmatrice. Il cellulare che utilizzavo era questo, un Nokia Asha 302, e che lo continuerò a utilizzare per fare video. Ho anche fatto dei tutorial su questo cellulare. Beh, ma non è del cellulare che volevo parlarvi, né della forma con il quale di solito mi facevo i video, anche con la filmatrice Verio seduto, perché adesso voglio provare a fare dei video in piedi. Mi sono stancato dei soliti primi piani, adesso voglio c'ho l'ambizione di fare dei secondi piani, dei terzi piani. Allora, innanzitutto fatevi dare da me, vi voglio augurare i miei migliori auguri, vi voglio fare i miei migliori auguri, ecco, mi ero impaperato, vi voglio fare i miei migliori auguri per un buon Natale, che questo sia un Natale carico di doni, prospero, che vi porti felicità a voi, a tutti voi i vostri cari, qua e che vi dia tanta armonia e felicità. Io sono ateo, però per me il Natale è una festa casalinga. So, dearest friends, ladies and gentlemen, let me wish to you to have a Merry Christmas. Forse avrei dovuto iniziare così il mio video. Un felice Natale, Merry Christmas to all of you, my dearest friends, that I know a lot of you following me outside Italy. I'm proud that my public, my watchers are from the rest of the world. So let me wish to you a Merry Christmas. Bene, cari amiche ed amici, vi ho augurato un buon Natale. E poi vorrei parlare di qualcosa di attualità, come sempre. Innanzitutto, si è fatto il referendum. Per fortuna, morale ed etica, ha vinto il no. E come io avevo predetto e come mi aspettavo, quello che è successo è stato esattamente niente, perché si ridiscute il risultato del referendum, cioè non è che vanno ai fatti, sono fatti e vanno. Perché invece di applicare quello che la gente ha chiesto, elezioni subito e non si tocca la Costituzione, adesso le varie parti politiche che erano in conflitto conciliano su come cambiare la Costituzione e la legge elettorale prima di andare alle elezioni. Cioè, prima ti fanno votare no al referendum per andare alle elezioni, e poi ti inculano, ti raggirano, perché poi mi tolgono la sponsorizzazione, ti raggirano
dicendo sì, ma ci siamo adesso finalmente messi d'accordo tra di noi e non si va più alle elezioni. Si devono discutere questi termini, e i termini sono quelli che già la cittadinanza ha discusso con il voto elettorale. Perdon, non abbiamo votato da tre primi ministri con il voto referendario del referendum sulla Costituzione. Per cui ha vinto il no, discutono sul risultato. La conclusione è che la Costituzione cambierà comunque. Discutono il no del risultato sul referendum costituzionale, e la conclusione è che ancora non sanno se andare alle elezioni e con quale vecchia legge elettorale, o se prima fare un rimpasto di governo, che saranno sempre gli stessi. A proposito degli stessi, quando il Movimento 5 Stelle, i pentastellati, vinsero delle elezioni, e la Raggi era raggiante. Infatti, io come al solito non trovo i libri, ma ne avevo uno interessante. Vabbè, sarà per un'altra volta. Infatti si pensava che tutto si risolvesse con la Raggi. Invece no. Invece non si è risolto nulla, perché si è scoperto che la Raggi ha riciclato vecchi politici della giunta Alemanno, della giunta Marino, addirittura che la Raggi avesse lavorato, fatto il tirocinio di avvocata nel buffet o nel consultorio di un avvocato di Silvio Berlusconi, o perlomeno di uno, non so se Previti o che ha a che fare con il movimento, con il Forza Italia. Quindi il nuovo che avanzava era il riciclato che avanzava. Il Movimento 5 Stelle, dopo il primo successo, ha dimostrato che, a parte a ridistribuire il denaro alla gente, non è capace di amministrare senza il vecchio, con il caso Marra, con il caso, ecco qua. Per comprendere l'attuale situazione odierna, nulla di meglio che leggere un libro degli anni passati, perché a volte analizzano meglio la situazione. Ce l'avevo qua il libro, e lo cercavo chissà dove. A volte i libri, questo è uscito, finito di stampare nell'ottobre 83 in Italia, per comprendere meglio le dissidie e le lotte intestine nel Movimento 5 Stelle e chi sarà a prendere il comando del Movimento 5 Stelle, meglio leggere Guerre Stellari, il ritorno dello Jedi. Poi non dico più di musica, perché magari mi tolgono, non faccio più il ritornello perché mi tolgono i diritti d'autore, il copyright. Ecco qua, solo che qua era Luke Skywalker che era lo Jedi che ritornava, che poi nella trilogia iniziale era solo uno Jedi, poi hanno fatto tante altre trilogie e gli Jedi sono prosperati fino a essere 150.000, se non 1,5 milioni.
chi sarà invece il prossimo Jedi o Jedi di casa pentastellata? Il povero Cassaleggio Gian Roberto Spiro. Beppe Grillo ogni tanto è tentato a fare più teatro e battute che non politica, ma è stato ricostretto dalla Raggi a ritornare nell'arena politica e ne dice più cazzate di quando fa il comico. La Raggi doveva essere un nuovo Jedi romano e invece tutto quello che ha avuto in cambio dalla sua scesa nell'arena politica è stata Ietta, che non è lo stesso che essere un Jedi. Poi ci sono tante altre anime grilline che sono più o meno dissidenti, ma non si sa su che cavolo sono dissidenti. Non dico parolacce perché magari gli sponsor pensano che il mio video lo vedranno i bambini, quindi magari qualcuno della Walt Disney vorrà pagarmi. Però è questo il fatto. Ancora non sono riusciti a risolvere una caspita di niente, e vabbè che loro danno i soldi in prestito a tasso quasi zero alla gente, togliendoselo dallo stipendio, vabbè che fanno tante belle cose che colpiscono, che gli altri politici non fanno, ma bisogna anche governare il paese, non soltanto fare delle cose morali ed etiche, perché se no altrimenti non se ne esce più. Comunque adesso ultimamente sono anche successi degli attentati, hanno ammazzato un politico russo, non so se un ambasciatore, in Turchia, inaugurava una mostra fotografica e le sue foto purtroppo dell'assassinato hanno fatto il giro del mondo, ironia della sorte. Lui che inaugurava delle foto sulle relazioni pacifiche turco-russe e invece ha inaugurato una serie di divulgazioni fotografiche che rischiano di compromettere le relazioni fra Ankara e Mosca. E poi l'attentato in Germania, anche lì una feria natalizia, anche lì tanta gente per la strada, anche lì un camion che non si sa da dove salta, ma questa volta con un aggravante: innanzitutto che si credeva che i tedeschi erano realmente precisi e controllassero tutto, e invece non controllano una cippa. Poi avevano già l'antecedente di quello che era successo, se non mi sbaglio, a Nizza in Francia, e non hanno preso nessuna misura preventiva. D'altra parte, da anni si diceva che queste guerre asimmetriche compiute attraverso lo strumento del terrore non si sarebbero potute prevenire neanche nell'Unione Sovietica, dove il controllo era assoluto, però chiunque avesse indossato un cinturone esplosivo o guidato un camion o un'auto per la città avrebbe potuto fare un gran numero di vittime. Questo io l'ho ascoltato alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, che neanche l'Unione Sovietica era invulnerabile agli attentati dall'interno. Ne è passato di tempo, adesso qualcuno pensa a metterlo in pratica, purtroppo. Quindi significa che stare dietro l'attualità serve, informarsi serve, ma quello di cui vi ho detto poc'anzi, della vulnerabilità incluso dell'Unione Sovietica agli attacchi dall'interno, è un qualche cosa che non ho visto soltanto nella tele, ma che ho letto a suo tempo quando ero giovane, molto giovane, nei libri. Quindi istruirsi, leggere, è tanto importante come informarsi, perché informare e dare forma alle notizie, all'attualità, alle nozioni e agli strumenti concettuali. Ma se tu non hai contenuto, che informi?
informare e dare forma alla sostanza. Se tu non hai sostanza, non ti informi, perché puoi leggere ma non hai gli strumenti per interpretare l'informazione. Gli strumenti per interpretare l'informazione, cioè la stessa sostanza che serve per informarsi, viene da quello che si apprende e si comprende con la lettura e con l'analisi critica. Quindi va bene anche vedere la tele, vedere video in internet, leggere cose in internet, va benissimo, però bisogna innanzitutto avere un giudizio critico ed analitico e poi avere istruzione, comprensione ed apprendimento delle cose. Allora l'informazione informa tutto il contenuto mentale che hai. Se non coltivi la tua mente, se non mediti, se non leggi, se non rifletti, se non hai spirito critico, allora l'informazione se ne va, perché non informa, non dà forma a nulla, perché nulla hai, hai la testa vuota. Allora sei solo capace di essere uno specchio che riflette quello che il mainstream o i mass media, internet eccetera, ti proiettano. È come mettere uno specchio davanti al televisore. Invece bisogna avere giudizio critico, analitico, cioè potere di analisi, avere una cultura, un'istruzione e una comprensione delle cose, una formazione. Quindi leggete qualsiasi cosa. Con questo vi lascio, perché la mia filmatrice fa dei video molto pesanti. Allora ancora una volta, I wish to have Merry Christmas. Ti auguro di avere un felice Natale. Adesso è martedì 20 dicembre. Gli faccio in anticipo gli auguri, così in più persone potranno vederlo prima di Natale il video, perché magari a Natale saranno occupati e poi magari raccolgo un po' di visioni, perché no. Ma prima di fine d'anno forse farò un altro video, forse no. In caso non dovessi fare un nuovo video, lo farò magari dopo. In anticipo vi dico have a good new year 2017. Buon anno nuovo 2017, cari amiche ed amici, dal vostro Sant'Enchan, che si è autoprodotto in una nuova maniera di fare video. Speriamo che vada bene questo taglio di video, perché mi ero stancato di stare seduto sul seggiolo che sta lì. Mi raccomando, sulla poltroncina leopardata, mi raccomando. Allora non lasciate di seguirmi, supportatemi, sopportatemi, diffondete i miei video, mettete like. Io poi ho fatto un concorso, chi commenta i miei video, gli mette like, magari li rinvia eccetera, si iscrive al canale, io gli faccio lo sponsor time del suo canale. Già in 3 o 4 hanno partecipato, non sono molti, e di conseguenza aspetto un po' a fare uno sponsor time, perché con 2 o 3 canali già ho fatto degli sponsor time senza annunciarlo che lo avevo in programma. Adesso vi annuncio, voglio fare degli sponsor time, per cui commentate i miei video, magari commentando con pertinenza quello che guardate, comunque commentate i miei video, così chiunque commenti i miei video io gli faccio uno sponsor time al canale. Allora di nuovo arrivederci e buon Natale, cari amiche ed amici, dal vostro Sant'Enchan. Ciao.